altro passo importantissimo. Sì, molto faticoso perché abbiamo giocato una partita al di sotto delle nostre aspettative, nel senso che mi aspettavo una partita più aggressiva, più ordinata, e invece abbiamo fatto un sacco di fatica a gestire alcune situazioni, avevamo molta fretta e soprattutto adesso che siamo più vicini dobbiamo rimanere lucidi e continuare a spingere, perché altrimenti così siamo troppo vicini a loro e diventa tutto pericoloso, e quindi la partita di oggi ci deve servire di insegnamento per riuscire a mettere in campo quello che sappiamo fare, non con tutta questa frenesia. Una bellissima però rimonta nel primo set, decisiva, dal 7-1 andare a vincere 29-27. Sì, devo dire che l'inizio di partita è stato un po' surreale, perché prima un break incredibile loro, poi un break incredibile nostro. Credo che entrambi sentivamo questa gara come uno spartiacque e quindi era molto difficile riuscire ad approcciare bene la partita, e credo che si sia visto nel primo set che prima una rotazione noi, poi una rotazione loro, abbiamo fatto una fatica incredibile a esprimere il nostro gioco. Vista la tua esperienza, cosa dirai alle tue ragazze prima di gara 3? Ho cominciato a dirlo adesso perché volevo lasciarlo per la gara decisiva, e siccome era successo già durante la partita che le ragazze americane si sono guardate in un momento difficile e hanno detto now, allora al terzo set ho cominciato a dire now, 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 e credo che now sia una sintesi perfetta di quello che dobbiamo fare, cioè pensare solo a questo momento e senza andare troppo lontano con i pensieri, per riuscire a esprimere al massimo la nostra qualità, perché oggi usciamo dal campo vittoriosi ma non soddisfatti.